È un'infame calunnia che Berlusconi fosse amico di Ben Ali, di Mubarak e di Gheddafi. Infatti, appena sono caduti tutti e tre, ha fatto finta di non conoscerli e ha elogiato il vento di democrazia che spira in Nord Africa grazie ai giovani, perché lui sta con i giovani, e ci ha pure fatto fare due guerre in Iraq e in Afghanistan per esportare la democrazia, visto che qua ce n'è anche troppa. Poi l'altro giorno Frattini all'improvviso ha detto: la democrazia non si esporta. Infatti, da Kabul e da Baghdad hanno risposto: bene, grazie. Grazie lo stesso. E così Berlusconi ora la democrazia la vuole importare addirittura in Italia, e se lo lasciano finalmente lavorare, stavolta fa una nuova Costituzione, l'ha annunciato l'altro giorno, una serie di riforme. Vediamo come sarà questa Costituzione in base alle sue dichiarazioni testuali degli ultimi anni. Articolo 1, Parlamento. Non dovrà più fare le leggi, ma approvare i disegni di legge del governo e convertire i decreti legge del governo. È anche un po' prestino perché non c'è tempo da perdere. L'ideale sarebbe far votare solo i capigruppo, così si fa prima. Se poi qualche deputato se ne va, lui ne recupera tanti quanti ne bastano. Se il Presidente della Camera non va più d'accordo con lui, si deve dimettere perché i capi del Parlamento li sceglie il governo. Articolo 2. Corte Costituzionale non deve bocciare le leggi incostituzionali. In futuro potrà farlo solo a maggioranza dei due terzi, cioè mai. Basterà che la maggioranza nomini o controlli, come faceva la P3, 6 giudici costituzionali su 15, e così la consulta si paralizza. In schedina esce sempre la X, e così anche le leggi incostituzionali diventeranno costituzionali. Articolo 3. Codice penale. Torna a grande richiesta l'immunità parlamentare. Così, per esempio, si evita lo scandalo di un premier imputato per prostituzione minorile o di un deputato suo fedelissimo, Berruti, condannato proprio oggi in appello a 2 anni e 10 mesi per riciclaggio. Più in generale, se un politico di maggioranza sarà accusato di avere commesso un reato, la maggioranza negherà l'autorizzazione a procedere e bloccherà il processo, mentre la concederà magari per uno dell'opposizione, a meno che non la smetta di opporsi. Ecco perché l'opposizione non deve opporsi, deve collaborare. In attesa della riforma, per i casi già aperti prima, c'è il processo breve. Se è iniziato da più di 3 anni in primo grado, si estingue, è morta lì. Articolo 4. Forze dell'ordine. Il loro compito è arrestare i ladri, cioè i poveracci che rubano poco. Se invece si occupano di colletti bianchi, tipo Genchi per esempio, vengono puniti e cacciati, destituiti dalla polizia. Invece quelli che sono stati condannati per avere pestato i ragazzi al G8 di Genova, o addirittura condannati per l'omicidio di Aldrovandi, quelli restano tutti al loro posto. Altra avvertenza: se la polizia arresta un'immigrata senza documenti eppure ladra, c'è il pericolo che sia amica di qualcuno. E allora meglio non rischiare. Le questure dovranno chiamare il premier senza aspettare che lo faccia lui, per sapere se per caso l'arrestata è amica sua o magari nipote di un capo di Stato straniero, nel qual caso va rilasciata senza troppe domande. È l'immunità extra large che copre non soltanto i parlamentari, ma chiunque venga anche solo sfiorato da uno di essi, una sorta di immunità contagiosa. Articolo 5. Magistrati. Carriere e CSM saranno separati. La sezione disciplinare sarà scorporata dal CSM, un'idea di Violante, subito raccolta da Alfano. I magistrati li giudicherà un organo politico che finalmente punirà non quelli venduti o fannulloni e stanno bene dove sono, ma quelli onesti, quelli che fanno tante inchieste, che sono poi il vero pericolo. Articolo 6. Privacy. Più sei ricco e potente, più aumenta la privacy. Quella del Premier è sacra e inviolabile. Appena uno lo fotografa, interviene il garante della privacy. Se invece un giornalista attacca il Premier, lui va in TV e dice che c'è un filmatino che immortala il direttore di quel giornale frustato da una prostituta, e le sue TV lo trasmetteranno. Oppure uno dei suoi giornali scrive che il direttore è un gay. Se un PM lo processa, lui lo fa pedinare dai suoi giornalisti, così magari si scopre che porta calzini turchesi o che 30 anni fa aveva una fidanzata di sinistra. Non parliamo poi delle intercettazioni all'erede al trono, Vittorio Emanuele, che oggi sul sito del Fatto ha confessato in cella ai suoi compagni di avere sparato a un ragazzo di 19 anni. Guai a pubblicarle, se no poi gli italiani si fanno l'idea di chi potrebbe essere il nostro sovrano se dovesse cadere la Repubblica. Articolo 7. Intercettazioni. Quelle illegali sui nemici del Premier vanno bene, quelle dei servizi segreti senza controllo pure, quelle irrilevanti e segrete su esponenti dell'opposizione le pubblica il giornale, quelle legali e rilevanti fatte dai magistrati invece non valgono, e chi le pubblica in galera come negli Stati Uniti, dove peraltro si pubblica tutto senza andare in galera, ma tanto in Italia non lo sa nessuno perché non c'è nessun giornalista che lo racconta. Articolo 8. Authority.
Essendo indipendenti, queste autorità devono dipendere dal Premier, che ne garantisce l'indipendenza. I programmi che non gli piacciono bisogna chiuderli tutti, come disse al telefono a Innocenzi, il suo uomo alla Gcom, altrimenti che cazzo ci state a fare lì alla Gcom? A rubare lo stipendio? Articolo 9, RAI. È servizio pubblico, cioè del governo, che nomina i direttori generali, i direttori dei TG, i direttori delle reti, e ora vuole scegliere pure il pubblico in studio. Se poi le autorità e i direttori non bastano, c'è il ministro competente. Oggi, per la verità, il ministro Romani non potrebbe chiedere alla Gcom di punire i programmi sgraditi, ma lui lo fa lo stesso. In futuro, con la nuova Costituzione, potrà farlo, chiederlo e ottenerlo. Articolo 10. Giornali sono liberissimi di parlare bene del governo. Se ne parlano male o insistono a parlare di crisi, di cose pessimistiche, bisogna che gli si levi la pubblicità, oppure così o chiudono oppure diventano come il TG1. Che di cose brutte non parla quasi mai. L'altro ieri, mentre la Corte dei Conti diceva che la corruzione è aumentata del 30% in un anno, Minzolini faceva un mega servizio su un parrucchiere condannato per avere incollato male l'extension a una sua cliente. Articolo 11. Piazza. Quando in piazza va il Presidente del Consiglio, è questa la prova che il popolo è con lui. Se invece ci vanno i suoi oppositori o magari le donne, è una vergogna, una manifestazione faziosa. Quindi, se uno vuole manifestare contro il governo, deve portarsi in piazza un amico con un cartello con scritto «Viva il governo». Se una donna va in piazza contro la mignottocrazia, deve portarsi appresto una mignotta o un puttaniere per riequilibrare. Purtroppo una Costituzione così democratica non era venuta in mente nemmeno a Ben Ali, Mubarak e Gheddafi, altrimenti sarebbero ancora al loro posto. Invece sono caduti loro.